Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti la testimonianza di un martire della fede che si chiama Floribert Buanaciui, nato nel 1981 a Goma, in Congo. Come altri giovani, idealista, sognatore, convinto che il Congo abbia bisogno di lui per rinnovarsi, dopo la triste esperienza della guerra civile da cui è appena uscito. Tra gli studenti, negli ambienti studenteschi serpeggia la convinzione. Forse anche per questo, al momento di scegliere, Floribert si butta in giurisprudenza, studiando diritto con passione e strizzando l'occhio al suo futuro, che si prospetta più che roseo e promettente, viste le sue capacità e i mezzi economici di cui dispone la sua famiglia. Insieme alla laurea gli arriva l'opportunità di conoscere da vicino la comunità di Sant'Egidio e resta affascinato da quanto sta operando a favore dei più poveri nel vicino Ruanda. Vi entra a farne parte, imparando il gusto della preghiera che si traduce in attenzione e aiuto per tutti gli emarginati. A livello personale si prende cura dei Maibobo, i ragazzi di strada che tutti temono e che nessuno vuole avvicinare. Per loro diventa amico e fratello maggiore. Non appena aveva qualche soldo in tasca lo usava per loro, ricorda il padre. Con la laurea in tasca si trova subito al lavoro, assunto come direttore nell'ufficio della dogana per la verifica della qualità delle merci, un posto importante in una città di frontiera come Goma. Svolge con grande scrupolo e senso del dovere il suo lavoro, che consiste nel verificare la qualità degli alimenti in transito sulla frontiera e certificarne la buona qualità. A Goma è opinione comune che mai nessuno dei direttori di questo ufficio sia stato esente dalla corruzione, come ben dimostra la facilità con cui si trova qualsiasi tipo di prodotto avariato sui mercati della città, tutti naturalmente con il timbro di certificazione dell'ufficio. Ma l'arrivo di Floribert segna per l'ufficio un cambio di rotta improvviso. Il mese prima della sua morte, il suo ufficio stila un rapporto molto dettagliato su un'importante partita di riso avariato, per il quale riceve telefonate e pressioni anche da parte di autorità pubbliche, per chiudere un occhio e prendere il suo compenso come avevano fatto sempre tutti. Si parla di 4-5 tonnellate di riso avariato, per la cui certificazione gli viene offerta prima una tangente di $1000, poi di ben 3000. Moltissimo, se si pensa che la paga media mensile di un militare non supera i $5-6. A Suor Jean Cécile, Floribert aveva confidato che il denaro presto sparirà, e invece, quelle persone che dovessero consumare quei prodotti, ma cosa sarebbe di loro? E ha continuato, vivo nel Cristo o no? Vivo per Cristo oppure no? Ecco perché non posso accettare, è meglio morire piuttosto che accettare quei soldi. La reazione degli imprenditori non si fa attendere. Il 7 luglio 2007, all'età di 28 anni, sparisce improvvisamente da casa, dopo una telefonata con cui è stato invitato ad un appuntamento. Lo ritrovano cadavere 2 giorni dopo, poco tempo prima. Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2007, Floribert confidò a un amico: «Si ricevono molte pressioni, ma non voglio cedere. Se non distruggessi ciò che è dannoso per la salute di tanta gente, se accettassi di farmi corrompere, sarebbe come tradire tutto ciò in cui ho creduto. Sarebbe come se accettassi la mia di distruzione. Io vado avanti, ho bloccato dei quantitativi di riso avariato. Non si può esporre la popolazione al pericolo». Il coraggio di Floribert lo si trova nella fede, miei cari. Ci insegna il valore grande dell'onestà, da vivere tutti, a qualsiasi livello, grandi e piccoli, sapendo che il bene degli altri, la libertà della coscienza e la propria salvezza valgono molto più del denaro. Proprio come ci ricorda Gesù, a che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde se stesso? Che il buon Dio ti benedica.